Ciao ragazze e ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Allora, in maniera molto breve e concisa, vi dico che questa mattina mi sono svegliata tardissimo, infatti sono le 10:30 del mattino. Diciamo che me la sono presa molto con comodo. Devo ancora fare colazione, ma la cosa bella è che potete già notare il gran casino che ho lasciato ieri sera perché in verità mi seccava. L'unica cosa è che ieri non avevo voglia, cioè ieri sera ero un po' stanca e quindi ho detto lascio tutto come si trova e domani mattina quando mi sveglio inizio a pulire proprio dalla cucina, cosa che ovviamente faccio tutti i giorni, quello di sistemare come prima stanza la cucina, perché appunto è la prima stanza che uno si trova quando entra dalla porta principale. Però in genere è solo un sistemare, un mettere a posto magari le cose della colazione. Invece oggi mi ritrovo a dover lavare i piatti, sistemare le cose, stendere una lavatrice, insomma devo fare un po' di cose. Quindi volevo farvi vedere realmente qual è la situazione di casa mia, per non parlare poi delle altre stanze. Quindi oggi ci teniamo un po' di compagnia con queste pulizie di routine e ci vediamo dopo. Ciao! Thank you.
ragazze, mamma una pazza. Comunque, mi sono spostata nel bagno perché ho terminato di pulire la cucina e ho fatto spostare il mio bimbo di là per giocare alla play. Quindi, se sentite urla strane o cose, non vi preoccupate, ma è lui che sta giocando. Comunque, a parte questo piccolo preambolo, volevo dirvi una cosa per quanto riguarda Rio Melaceto. Rio Melaceto è un prodotto che io acquisto praticamente da un sacco di tempo, ma lo acquistavo solo ed esclusivamente per la pulizia dei fuochi della cucina e del lavabo. Oggi, siccome dovevo terminare lo smac, quindi quello che vi ho mostrato prima, ho voluto utilizzare lo smac appunto per la pulizia dei fuochi e per quanto riguarda il lavabo e utilizzare Rio Melaceto per un altro utilizzo. Tutto questo è avvenuto perché avevo il prodotto girato nel verso contrario. Praticamente sono andata a leggere quello che c'era scritto, cosa che io purtroppo non faccio mai. E ho notato e visto che può essere utilizzato anche sul legno e quindi ho pensato, finisco smac per quanto riguarda lavello e cucina e utilizzerò Rio Melaceto per le ante della mia cucina. Diciamo che sono rimasta abbastanza soddisfatta per due motivi. Uno, per il fatto che ha eliminato o eliminato con tranquillità le varie macchioline che ci potevano essere di grasso vicino alla cappa o vicino alle ante sotto il lavello. Con facilità sono riuscita ad andare a rimuovere tutto lo sporco utilizzando, come vi ho mostrato, una pezzolina leggermente inumidita. Ho spruzzato direttamente il prodotto sul pannetto e sono andata a pulire. La seconda cosa è che sono rimasta contenta del fatto che da oggi in poi potrò utilizzare un unico prodotto per la pulizia di tutta un ambiente di casa. Tutto questo lo so che forse starò facendo la scoperta dell'acqua calda, ma io, se devo confessarvi una cosa, quando compro un prodotto nuovo, cosa succede? Non vado a leggere mai la parte retrostante, del prodotto, ossia mi soffermo alle caratteristiche che vengono elencate solo sul davanti. Quindi quando io ho comprato Rio Melaceto, ho letto sgrassa a fondo, elimina tutti i cattivi odori, eccetera, eccetera, e quindi ho detto va benissimo. Girando però e andando a leggere effettivamente quello a cosa serve l'utilizzo che uno ne può fare, vi potete rendere conto che magari con un unico prodotto si possono pulire tantissime superfici. Quindi da oggi inizierò a leggere le etichette anche da dietro, dalla parte di dietro. E appunto, in merito a questo, volevo iniziare ad utilizzare questo prodottino qua. Lo Swiffer. Praticamente queste qua credo che molte di voi già le conoscano, sono le salviette però quelle inumidite di Swiffer. Volevo utilizzarle sul parquet perché si dice che possono essere utilizzate anche sul legno, però poi mi parla su un legno non trattato, non con cera e quindi mi ha un po' destabilizzato e onde evitare che io faccia danni sul mio parquet, preferisco evitare questa parte e utilizzarli sulla ceramica che mi trovo all'interno del bagno e vedere come mi trovo. Da premettere che io il bagno già ieri l'ho pulito a fondo, quindi ho lavato bene anche a terra, però vorrei vedere. Vorrei utilizzare questi pannetti, diciamo, per dargli una rinfrescata e vedere come si comporta su questa tipologia di piastrelle che ho io. Quindi, bando alle ciance, ciancio alle bande, continuiamo con la pulizia e la prova di nuovi prodotti. Una cosa che vi vorrei far notare è che sono proprio zuppi, zuppi, zuppi di prodotto. Ecco,
Allora, pulizia bagno terminata. Vi faccio vedere lo Swiffer in che condizioni è. E io ieri avevo lavato a terra, quindi cosa dire? Che per quanto riguarda il levare lo sporco è ottimo, perché è evidente il lavoro che fa. L'unica cosa che ho riscontrato è che però a me non lascia il pavimento lucido. Praticamente ho lavato una prima volta e quando si è asciugato ho visto che non era molto lucido, come quando invece lavo e tratto il pavimento del bagno con altri prodotti mi capita. Quindi ho aspettato che si finisse di asciugare e l'ho ripassato una seconda volta, mi rendo conto che praticamente non mi soddisfa per quanto riguarda la brillantezza in sé della piastrella del pavimento. Per quanto riguarda la pulizia, invece raccoglie abbastanza lo sporco che si trova. Un consiglio che vi posso dare è che quando aprite la bustina, all'interno c'è una sorta di apri e chiudi. Mi raccomando, sigillatelo bene, perché io non l'ho fatto. Praticamente mi è caduto tutto il prodotto a terra. Per come anche vi ho fatto vedere, è un prodotto che è molto pieno e intriso di acqua, e non di acqua, perdonatemi, del prodotto trattante appunto all'interno. Non mi ero accorta che non avevo sigillato bene la busta e quindi tutto il prodotto mi è andato a cadere per terra. Cosa dire? Se lo ricompro o non lo ricompro, gli do un ni, perché per quanto riguarda forse una pulizia approfondita io non lo userei, o meglio lo userei solo dove, non so, come ho fatto oggi, una volta che ho lavato già il bagno il giorno prima, magari per dargli una rinfrescata il giorno dopo posso andarlo ad utilizzare. E come vi ho fatto vedere, comunque se c'è residuo di sporco o comunque durante la giornata viene utilizzato parecchio il bagno, può essere utilizzato ed è un buon prodotto. L'unica cosa che mi è dispiaciuta è la questione della brillantezza del pavimento, perché vi dicevo prima, non mi è piaciuto tanto il fatto che non rimanga lucido. Il profumo devo dire che è veramente buono, nel senso che quando si entra nel bagno lascia una buona fragranza, una buona profumazione. Di altro, diciamo che è un prodotto abbastanza valido. Ovviamente tutto questo a mio parere e per come io utilizzo le cose. Comunque, allora, detto questo, vi ho mostrato un po' le mie scoperte di prodotti che utilizzavo già da tempo e l'utilizzo di un nuovo prodotto all'interno della mia routine di pulizia. Se inizierò ad utilizzare altri prodotti e altre cose nuove, vi farò altri video, e se vi interessa fatemelo sapere commentando giù sotto il video e lasciandomi qualche like per farmi capire che questa tipologia di video vi piace. Allora, il video termina qui. Io come sempre ringrazio i nuovi iscritti e le persone che mi seguono da un bel po', e se invece è la prima volta che ti capita di vedere uno dei miei video, mi presento innanzitutto. Io sono Maggie e sei sul canale Fra Me e Te. Se ti va, iscriviti al canale e attiva la campanellina, in maniera che ogni qualvolta usciranno nuovi video la campanellina ti avviserà con una notifica. Detto questo, io come sempre vi ringrazio, vi do un grosso bacio e ci vediamo fra qualche giorno con un nuovo video. Ciao!